Tirente è uno dei comuni che ha visto finanziato il progetto sulla City Logistics. Nello specifico il progetto presentato dal Comune è quello della realizzazione di un centro di distribuzione urbana che prevede tra l'altro parallelamente la realizzazione di una zona a traffico limitato. Più precisamente la decisione di attivare questa zona a traffico limitato per i mezzi pesanti è chiaramente correlata proprio alla possibilità di realizzare il centro di distribuzione urbana, cioè l'inverso in sostanza. La realizzazione della zona a traffico limitato è vincolata ovviamente alla possibilità di gestire i mezzi di trasporto merci all'esterno dell'area urbana. La zona a traffico limitato avrebbe un'estensione di circa 145 ettari e servirebbe un'area di quasi 200 ettari. In quest'area la densità di popolazione è abbastanza elevata e la densità di addetti sul commerciale lo è pure, proprio come si vede in funzione del censimento, l'ultimo censimento Istat. Qua è rappresentata graficamente il contorno di quest'area, che è proprio la parte più urbanizzata del comune di Rende, e a valle della gestione del centro di distribuzione ovviamente si intende attuare un sistema di gestione attraverso proprio quello che ho visto precedentemente, cioè un sistema di gestione informatizzato con un portale, la possibilità di accesso attraverso i telefonini, insomma, smartphone oppure altri tipi di strumenti utilizzabili, e la necessità di avere questo centro di distribuzione urbana nasce sostanzialmente dal fatto che sia sui trasporti pubblici in generale sia sul trasporto merci c'è una concentrazione di flussi di traffico all'interno dell'area urbana di Rende e anche all'interno dell'area di Cosenza, anche se adesso a Cosenza in virtù di tutte le limitazioni di traffico disposte il problema è meno sentito, ma a Rende il flusso di traffico dei mezzi pesanti e dei mezzi per il trasporto pubblico locale di carattere regionale, perché tra l'altro il Comune di Rende non ha un trasporto pubblico locale vero e proprio, è molto sentito, e quindi è necessario intervenire in questa direzione. Questi sono schematicamente l'intervento per come previsto, cioè l'individuazione dei varchi a controllo remoto e la possibilità tra l'altro di avere le aree che vedete evidenziate, sia quella verde che le due azzurre, di avere degli stalli di sosta per i mezzi che comunque devono servire le attività all'interno della zona a traffico limitata, poiché all'interno della zona a traffico limitato ci sono proprio il centro commerciale più grosso dell'area urbana, che è il centro Metropolis, che sostanzialmente è vicino al varco 15, così come indicato, e ci sono poi centri di distribuzione che hanno necessità di essere serviti direttamente. Per il resto la previsione è quella di fermare nel centro di distribuzione urbana tutti i mezzi in provenienza dall'esterno e gestire poi all'interno attraverso mezzi elettrici, ovviamente di impatto praticamente nullo. L'obiettivo principale a livello di gestione dell'area urbana è proprio il miglioramento della qualità dell'aria, ovviamente, a parte quello del decongestionamento del traffico e ovviamente quello di migliorare le prestazioni energetiche del parco merci. Non mi soffermo sui dati, ma i risultati attesi sono importantissimi per l'intera area urbana. Qua è illustrato una previsione sui flussi in entrata che sono, come vedete, significativi in termini numerici e prevedono tra l'altro l'interazione con altri sistemi che adesso illustrerò in maniera molto breve. Qua c'è il quadro economico, ovviamente questo è il finanziamento richiesto con un contributo chiaramente minimo, tenendo presente che il Comune di Rende è un comune come
la gran parte dei comuni calabresi purtroppo in predissesto e quindi condizioni economiche non brillanti. Un aspetto che volevo evidenziare è quello della previsione proprio dei sistemi di controllo e di gestione che possano essere applicati, e faccio riferimento alle esposizioni che ho visto in precedenza e soprattutto ai progetti che sarebbe importante riuscire a mettere in atto anche all'interno di questo sistema previsto. E giusto un cenno al piano urbano della mobilità sostenibile per quanto riguarda il Comune di Rente. È chiaro che è più che altro una provocazione, perché parlare del piano urbano di mobilità, visto che così era previsto nell'intervento, solo per la città di Rente sarebbe chiaramente un controsenso, visto che l'area urbana ormai prevede una conurbazione con i comuni di Cosenza, di Castro Libero e di Mondalto e gli altri comuni più prossimi all'interno delle serre cosentine. E quello che a Rente si era provato a fare era proprio un discorso simile a quello che ho visto anche sulla presentazione relativa all'Emilia Romagna, cioè noi avevamo pensato di inserire degli elementi di multimodalità e in particolare quell'elemento 3 che sarebbe la vecchia stazione di 4 miglia, non so, per chi conosce Rente sarebbe la stazione di Rente, e come elemento multimodale, come porta multimodale per l'area urbana. Quello che è riprodotto in viola è il percorso della metropolitana leggera e gli altri percorsi sono viabilità di collegamento correlate proprio alla realizzazione della metropolitana leggera oppure piste ciclabili come quella verde o quella azzurra che già sono presenti e vanno integrate con quelle tracce rosse e con quel punto interrogativo là, la 4, per poter creare un circuito completo che possa dare la possibilità di collegare attraverso vie ciclabili tutta la città. In questo senso, ovviamente, oltre all'inserimento nel programma pluriennale del trasporto pubblico locale, è stato definito l'ambito territoriale dell'area urbana di Cosenza, Rente e Castro Libero, che è un passaggio importante, però purtroppo è di difficile attuazione, considerate che così come succede per gli altri ambiti territoriali, ad esempio io sono l'unico componente dell'ufficio del lato rifiuti e per questo ho necessità di scapparmene del lato rifiuti della provincia di Cosenza, cioè l'ufficio è costituito solo dal sottoscritto. Questo ambito territoriale dei trasporti al momento ha l'ufficio costituito solo dal sottoscritto, che costituisce anche unicamente l'ufficio dell'ambito relativo alla sostenibilità, che si chiama, cioè io praticamente sarei l'ufficio dell'ambito. Ed è molto difficile chiaramente che così si possa raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere. Questo era quello a cui mi riferivo prima, cioè una rivisitazione completa della stazione di 4 miglia, intesa non più come una stazione esclusivamente per il circuito ferrato, ma come un punto multimodale che rappresenta un importantissimo centro di snodo, considerando tra l'altro che è prossima all'Università della Calabria e si trova sul circuito della Ferrovie dello Stato, si trova sul circuito della metropolitana, si troverebbe di fronte a quello che è il centro di distribuzione urbana di cui parlavo in precedenza, che sarebbe nello spazio verde proprio nella diapositiva in basso. Per cui sarebbe un punto importante di collegamento, assieme a questa che è un'opera che è stata inserita nel cuore delle opere diciamo chiamate di supporto alla realizzazione della metropolitana leggera. C'è poi un progetto che è stato dichiarato finanziabile, ma purtroppo per sfortuna è il primo non finanziato. Sembrerebbe che il Ministero abbia intenzione di finanziare anche questo progetto a breve, sull'asse di sperimentazione i collegamenti casa scuola, gli spostamenti di casa scuola e casa lavoro. In questo progetto che ha visto come interpreti della progettazione anche gli altri comuni del SASUS, che sarebbe questo servizio associato di sviluppo urbano sostenibile che riguarda i 16 comuni dell'ex PIT 8 Serre Cosentini. In questo progetto realizzato dall'ufficio del SASUS, che poi è sempre lo stesso soggetto,
E, si prevede proprio la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile con delle stazioni di ricarica, adesso non mi dilungo, ma queste stazioni erano stazioni di scambio ed è previsto l'acquisto sia di bici elettriche, sia di macchine elettriche, sia di due mezzi elettrici per gli spostamenti dei soggetti con difficoltà motorie. E i 14 hub previsti coprirebbero tutta l'area urbana. In questo caso si è lavorato anche ovviamente su Cosenza, sull'università, in modo da creare un sistema unico. Lo stesso, per ritornare al discorso della City Logistics, sarebbe opportuno pensare per il centro di distribuzione urbana. Non ha senso avere una distribuzione delle merci sostenibile e ambientalmente pienamente soddisfacente ai requisiti che chiediamo solo per una parte della città e lasciare l'altra scoperta. Credo di essere stato sintetico per recuperare tempo e vi ringrazio dell'attenzione.